questo numero. Asia al lavoro per la ministeriale ESA. PMI, valore impresa, essenziale intervenire su accesso al credito. Inalca con Coldiretti punta al benessere dei bovini negli allevamenti. Smart Water tra i trend di investimento. A seguire 120 secondi di notizie. E per concludere la rubrica dell'economia verde, Prometeo. Iniziato il percorso di avvicinamento dell'Agenzia Spaziale Italiana alla ministeriale dell'ESA che si terrà in Spagna il prossimo novembre. Preparare l'Italia all'appuntamento di Siviglia richiederà importanti decisioni per le attività spaziali del nostro paese e a fare il punto è stato il commissario straordinario dell'ASI, Piero Benvenuti. Nella preparazione della posizione italiana per la ministeriale dobbiamo tenere presenti le nostre priorità. Innanzitutto l'accesso allo spazio. Noi abbiamo un grande successo con i lanciatori e dobbiamo negoziare con la controparte francese una posizione che ci sia favorevole e sia soprattutto favorevole per l'Europa per portare i propri payload nello spazio. Poi abbiamo una posizione predominante nell'osservazione della Terra, sia con Cosmos Chimera che con Prisma, e anche in questo campo ci sono in prospettiva degli importanti e interessanti progetti ai quali dovremo partecipare, assicurando la nostra partecipazione prioritaria. Alla riunione dei ministri europei delle attività spaziali, Benvenuti si aspetta però un sostanzioso incremento del budget dell'ESA, pari al 10-15% più alto dell'attuale. Il budget scientifico sarà aumentato quest'anno, questa ministeriale, in maniera considerevole e quindi questo lo dovremo sostenere. Naturalmente questo significa assicurarsi all'interno il finanziamento necessario. D'altra parte, nella scienza l'Italia è sempre stata ai primi posti e quindi dovremo sostenere con forza questa posizione. Ma insieme alla ministeriale ESA, tutto il 2019 è un anno strategico per l'Italia dello spazio, un anno che, dopo il successo del lancio del satellite Prisma con il lanciatore Vega e la conferma della seconda missione XS con la Cina, vede l'Agenzia Spaziale Italiana impegnata con la seconda generazione dei satelliti Cosmos Chimera e il grande appuntamento della ministeriale a Siviglia. Per questo l'ASI ha deciso di affrontare queste nuove sfide rifacendosi il look. Benvenuti e il direttore generale Anna Sirica hanno infatti presentato il nuovo logo dell'agenzia. L'obiettivo, ha spiegato il responsabile delle relazioni esterne di ASI, Francesco Rea, è fare evolvere il linguaggio comunicativo del nostro ente spaziale. Anche il sito istituzionale di ASI, gestito da Manuela Proietti, cambia veste, diventa più dinamico e accattivante e, con ben salda, la sua costola giornalistica globalscience.it. Una serie di interventi da portare a termine attraverso un confronto con le istituzioni, i legislatori e le associazioni per aiutare le piccole e medie imprese, vero motore economico dell'Italia, che ancora oggi hanno un difficile accesso al credito. È valore impresa ad aver presentato nel corso degli stati generali delle PMI che si è svolto a Roma una serie di proposte sui temi più importanti, tra cui le banche dati e il merito creditizio, il fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e la gestione dei crediti deteriorati. A spiegare l'importanza di questi interventi è il presidente della Fondazione Centro Studi di Valore Impresa, Gianni Cicero. Presentiamo proposte organizzative e gestionali, quindi le proposte vanno finalizzate in tavoli tecnici, questo noi ce l'aspettiamo dopo l'incontro di oggi, dove approfondire la progettualità, l'operatività, la realizzazione di un sistema di intervento. Assistiamo al fatto che molti evidenziano, fanno uno sforzo enorme a evidenziare che il PIL cresce dello 0, senza rendersi conto, o mai fanno finta di non rendersi conto, che effettivamente questo è l'effetto di un non intervento sul sistema strutturale portante dell'economia italiana. 98% delle imprese in Italia sono micro piccole, continuare a insistere, a normare e a favorire solo la grande azienda dove, insomma, non lo dico io, insomma, è rimasta ben poca traccia, tanto per intenderci. Chiaramente bisogna intervenire strutturalmente su quel 98% che ha bisogno di legittimarsi sul mercato e in termini di consolidamento strutturale, quindi il nostro modello di far nascere 26 società consortili per azioni sotto regia di una generale a contratto, una centrale consortile che può portare in termini aggregati le micro piccole su mercati complessi dove loro non ci sono, ma con un sostegno finanziario adeguato.
e qui nasce quindi la rivisitazione del sistema credito. A testimoniare la volontà del governo di scendere in campo in aiuto delle piccole e medie imprese è stata la presenza, tra gli altri, all'appuntamento del vice ministro all'economia Massimo Garavaglia. Sono proposte molto valide, puntuali, abbiamo preso nota. Per esempio già una penso che venga già recepita nel decreto crescita, è quell'incentivo sull'aggregazione di impresa, giusto per fare un esempio. Vediamo, tutto quello che arriva di buono, di intelligente, compatibilmente con i tempi e le risorse, si fa. Benessere animale e meno farmaci. Questo è in sintesi l'obiettivo del nuovo protocollo in Alca, la società del gruppo Cremonini che punta sulla qualità della carne bovina grazie agli accordi di filiera avviati con la Coldiretti. Le linee guida del protocollo intervengono su tutti i fattori che influenzano il benessere dei bovini, dalla corretta gestione dello spazio per ogni animale al microclima, dalle pratiche di biosicurezza alla nutrizione. Due italiani su tre, quando scelgono di consumare la carne, si preoccupano del benessere animale. Questo nuovo accordo fatto con l'Università, protocollo con l'Università di Milano, il CRPA come base, l'accordo sulla filiera con Coldiretti, è finalizzato a rendere finalmente il benessere animale misurabile, migliorarlo nella filiera, perché far stare meglio gli animali, aumentare il benessere animale, vuol dire anche consumare meno farmaci. Abbiamo fatto una previsione che soltanto l'applicazione di questi standard più elevati della legge di benessere animale provocheranno in automatico una riduzione dell'utilizzo di farmaci in filiera di almeno il 10% di antibiotici. Un'esigenza salutistica che parte dai consumatori. Quasi due italiani su tre infatti sarebbero disposti a pagare di più per la carne ottenuta rispettando al massimo il benessere degli animali, secondo quanto emerge da un'analisi di Coldiretti XE. Il consumo di carne è stato demonizzato, stupidamente, con dati che venivano assolutamente falsati. Noi riteniamo che invece alla base della dieta mediterranea, ma soprattutto dello star bene, il consumo di carne sia fondamentale. Creare degli allevamenti sostenibili che guardano anche i bisogni delle future generazioni è altrettanto importante. Da qua l'importanza di collaborazione con il gruppo più importante che abbiamo nel nostro paese, uno dei gruppi più importanti a livello mondiale, in Alca, per valorizzare tutta la filiera del nato allevato in Italia. Diventare ricchi con l'acqua, non producendola, ma investendo in quelle società che studiano nuove tecnologie per risolvere il problema della scarsità idrica e quindi in quei fondi tematici legati alla smart water, un mercato che, secondo l'ONU, dovrebbe arrivare a valere oltre 20 miliardi di dollari solo nel 2021, tra due anni. Questo trend delle strategie di investimento risiede in una certezza. La crescita del business sarà esponenziale nel tempo, considerato il fatto che, secondo l'UNESCO, nel 2030 il nostro pianeta dovrà fare i conti con una carenza del 40% di acqua dolce rispetto a oggi, se non si interviene in tempo. La quantità di acqua utilizzabile al mondo è infatti pari solo allo 0,25% del totale. Il resto è troppo salata, troppo inquinata o ghiacciata. Dato che la popolazione mondiale aumenta, e così pure il ceto medio, la pressione su questa risorsa vitale, ma scarsa, cresce sempre di più. Per fare un passo avanti, è tempo di consumare meno, riciclare di più e attingere alle riserve attualmente inutilizzabili. L'agricoltura sarà uno dei principali campi di applicazione della tecnologia idrica. Le nuove tecnologie, basate sui sensori e sull'internet delle cose, consentono di stabilire esattamente quanto occorre irrigare e in che quantità. Il mercato degli irrigatori intelligenti, entro il 2025, è atteso triplicare le sue dimensioni fino a raggiungere i 14,9 miliardi di dollari. Anche il riciclo farà passi da gigante. Secondo un approfondimento di Pictet Asset Management, il mercato del recupero delle acque reflue cresce del 20% l'anno. Ripulite con i progressi della chimica analitica dai microinquinanti che possono causare problemi ambientali e di salute, le acque di scarico diventano una risorsa formidabile. Grandi margini di crescita avranno anche le manutenzioni degli impianti esistenti attraverso l'high-tech. Nei soli Stati Uniti, 6.400 miliardi di litri di acqua potabile trattata vanno sprecati ogni anno a causa delle perdite della rete idrica, per un costo pari a 2,6 miliardi di dollari. Sono oltre 853.000 i familiari che a marzo hanno fatto domanda per avere il reddito di cittadinanza. In tutto, nel primo mese dall'avvio delle pratiche per ottenerlo, sono 2,8 milioni le persone coinvolte, il 68% dei potenziali aventi diritto. Delle richieste, 600.000 sono andate al CAF, 253.000 a Poste.
Risale la disoccupazione in Italia, che a febbraio passa al 10,7% dal 10,5% di gennaio. La stima degli occupati, sempre secondo l'Istat, è in lieve calo rispetto a gennaio, con 14.000 lavoratori in meno. L'ora legale tutto l'anno garantirebbe il massimo beneficio in termini di risparmi energetici. Secondo i calcoli di Terna, si tratterebbe di 160 milioni di euro e 800 milioni di kilowattore risparmiati ogni anno, corrispondenti a 400.000 tonnellate di anidride carbonica in meno in atmosfera. La Lombardia è la regione più ricca d'Italia, almeno stando ai redditi IRPEF. Secondo quanto emerge dai dati diffusi dal MEF sulle dichiarazioni 2018, i redditi in Lombardia sono al top con una media di 24.720 euro. In Italia, Bolzano è seconda, mentre la Calabria presenta il reddito più basso, con 14.120 euro medi. Per le 30.000 PMI del Sud Italia, che registrano un fatturato complessivo di 136 miliardi, l'ultimo anno e mezzo è in chiaroscuro dopo 4 anni sprint. Secondo un report di Confindustria e Cerved, il trend di crescita riscontrato per tutto il 2017, con un più 4,4%, inizia a mostrare segni di rallentamento. Le spie sono la frenata dei margini, cresciuti solo dello 0,5%, e un indebitamento sostanzialmente fermo. Dall'ambiente al sociale, volontari Enel in azione. 700 volontari impegnati nei progetti sviluppati insieme a 4 associazioni italiane. Ha preso il via il nuovo programma di volontariato per il 2019 di Enel, una giornata di lavoro dedicata all'ambiente urbano, alle famiglie in difficoltà, ai giovani e alla pulizia delle coste, insieme a Lega Ambiente, Quartieri Tranquilli, Moige e Mare Vivo. Noi ci siamo sempre molto impegnati, diciamo, nella sostenibilità, nella corporate social responsibility da un lato, dall'altro abbiamo anche capito che era una grande esigenza che veniva proprio dal basso, dai nostri colleghi, quindi li abbiamo aiutati regalando una giornata di lavoro, questo è un lavoro retribuito come se fossero in ufficio, però fanno un'attività diversa in partnership con le associazioni con le quali noi abbiamo anche altre attività, quindi un'attività anche di formazione, un'attività di condivisione al di fuori dell'ufficio, al di fuori dei soliti schemi. Armati di guanti, pale e rastrelli, i dipendenti Enel hanno dato il via alla prima delle azioni di pulizia in collaborazione con la campagna di Legambiente Puliamo il Mondo. Appuntamento a Roma, Villa Borghese e nel Parco degli Acquedotti. A seguire la riqualificazione di 10 aree urbane in 9 città italiane e la partecipazione di decine di dipendenti ad ogni tappa. Quando abbiamo cominciato molti anni fa con Puliamo il Mondo, cerchiamo di sensibilizzare i cittadini nei confronti del tema appunto del pianeta, della bellezza del pianeta e del farsi carico appunto della tutela del pianeta. Oggi con le imprese facciamo un passo in avanti perché appunto anche le imprese si rendono conto che ognuno di noi deve fare la propria parte, pensiamo alla sfida dei cambiamenti climatici, alla sfida del ridurre l'inquinamento prodotto dalle plastiche, insomma abbiamo tante cose da fare e dobbiamo farlo in tanti. Dall'ambiente alla scuola, in collaborazione con il Moige, Movimento Italiano Genitori. Si chiama Giovani Ambasciatori contro il bullismo e cyberbullismo. È un progetto innovativo e interessante che sta girando tutte le scuole d'Italia grazie al supporto di Enel che ci ha donato una postazione mobile che si sposta appunto di scuola in scuola con i nostri psicologi esperti, i quali vanno a formare ragazzi, insegnanti e genitori su questo tema molto importante. La cosa interessante è che in ogni scuola noi formiamo anche in particolare alcuni giovani ambasciatori, ossia dei ragazzi che diventano il riferimento per i loro coetanei nella scuola stessa. A metà aprile è il turno di Illuminiamo le tavole, promosso dall'Associazione Quartieri Tranquilli, che intende supportare le famiglie in difficoltà economica della periferia di Milano. In estate, poi, arriva il progetto Occhio ai rifiuti di Mare Vivo. In questo caso il lavoro dei volontari si concentra su pulizia di spiagge e argini di fiume e lezioni di educazione ambientale.